Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Lo so che non ve le insegnano mai le pentatoniche, quelle in tonalità difficili, invece con il mio metodo andiamo proprio a vederle. Oggi potremmo scegliere la scala pentatonica di Si bemolle minore. Pagina 35, andiamo sul mio metodo, ebook. Allora, pentatonica di Si bemolle minore. Innanzitutto vediamo la scala pentatonica di Si bemolle minore è formata dalle note Si bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa e La bemolle. Nel disegnino te la trovi diteggiata qui, quindi partendo dal Si bemolle al tasto 1. Si bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, La bemolle e Si bemolle. Nel esercizio sotto invece 64 vedrai che verrà suonata in questa porzione, quindi partendo dal Si bemolle alla corda di Mi. Tanto è la stessa cosa, comunque nel momento in cui io parto e mi trovo con il dito 1 sul Si bemolle, allora andrò a fare la posizione 1, 4, prenderò il Re bemolle, poi 1, 3, Mi bemolle, Fa, e di nuovo 1, 3, La bemolle e Si bemolle acuto. La mano sta ferma e va a prendere due note per ogni corda. Te lo faccio vedere ancora una volta in primo piano. Parto col Si bemolle con il dito 1. Vedrai che nelle diteggiature delle pentatoniche, come diteggiatura io ho sempre degli 1-4 oppure 1-3 come dita. Questo lo spiego molto bene nella prefazione, farò un altro video proprio solo su questa cosa, perché una volta che poi li hai memorizzati riuscirai a suonarli poi molto più velocemente. Nell'esercizio che vediamo qua di fianco dobbiamo adesso andare a suonare sì sulla posizione, ma non prendendo più le note come prima in ordine. Infatti qua dovremo anche leggere ritmicamente, quindi vedi questa parte qua. Esercizio 65. Puoi sempre andare a prendere l'audio e suonarlo sopra insieme. Se tu clicchi qua, apri in Chrome e fai partire l'audio con il basso e ci puoi suonare sopra. E lui va avanti. Perfetto. Andando avanti, tra l'altro, poi c'è sempre il link al video dove ti spiego tutto, lo contiamo insieme, lo suoniamo insieme, quindi verrai assolutamente accompagnato. Ci sono poi i box, partiamo dal primo box, quindi saliamo nella zona alta della tastiera e qui andiamo a fare, partiamo dal Fa, andiamo a fare questa diteggiatura. Si bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, La bemolle, Si bemolle. Quindi partiamo dal Fa, che è il quinto grado di Si bemolle. Come diteggiatura andiamo a fare 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3. Nella secondo box invece partiamo dalla nota dopo il Fa dentro la pentatonica, quindi il La bemolle, che è la settima minore di Si bemolle. Qui partiamo con il dito 1, facciamo La bemolle, Si bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, La bemolle, Si bemolle, Re bemolle. Diteggiatura 1, 3, 1, 3, spostiamo di un semitono, 1, 4, 1, 4.
andiamo sulla terza, che è simile a quella di partenza, perché partiamo proprio dal si bemolle con il dito 1. Quindi qua faremo 1, 4, 1, 3, 1, 3. Arrivati su questo si bemolle, mettiamo ancora il re bemolle e mi bemolle che ci mancano, cioè che possiamo ancora prendere a mano ferma. Quindi a diteggiatura qua sarà 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Nella quarto box invece partiamo dal re bemolle e qui andremo a prendere re bemolle, mi bemolle, fa. Si bemolle, re bemolle, mi bemolle e fa. Come diteggiatura qua abbiamo un 1-3, spostiamo di mezzo tono, 1-4, 1-4, 1-3 e poi torniamo indietro. Nell'ultima posizione, l'ultimo box, il numero 5, andiamo invece a partire dal quarto grado di si bemolle, che è il mi bemolle. Mi bemolle, fa, la bemolle, si bemolle, re bemolle, mi bemolle, fa, la bemolle e torniamo indietro. Qui come diteggiatura abbiamo 1, 3, 1, 3, 1, 3, saliamo di mezzo tono, 1, 4. Una volta che abbiamo chiari questi box, allora possiamo andare a vedere i due groove finali che ci sono. In ogni tonalità affrontata ci sono due groove musicali che vanno studiati e prima separatamente e poi però vanno suonati insieme. Allora, vediamo un po' il primo, tra l'altro vedo la ritmica che assomigliava alla variazione che avevo fatto all'inizio, quindi nulla è messo al caso, ma sono cose che vengono affrontate e ci servono poi dopo. Allora, qua andiamo a fare. Allora, si bemolle, fa, la bemolle, fa. Poi qua spostiamo la mano, andiamo nella porzione dell'altro box. E poi ritorniamo lì. In pratica e ritorniamo sul secondo, invece andiamo sul si bemolle acuto. Questa cosa dei due box vicini con la mano che si sposta, secondo me è poi molto da utilizzare, perché è vero che io magari avrei potuto anche prenderli a mano ferma, ma musicalmente funzionano molto meglio spostando la mano. È proprio il gesto musicale che funziona, che è importante. E quindi in questo caso le tab che ti scrivo sono proprio utili per quello, per sapere dove andarla a prendere. Poi ci sono anche i video dove li spiego, però la tab in questo caso può aiutarti per quello. Dicevo, quindi siamo partiti, la prima battuta va a spostarsi, finisce re bemolle, si bemolle e la bemolle, quindi finisce sulla settima minore. La seconda battuta invece va a mettere questa acciaccatura tra la bemolle e il si bemolle, quindi finiamo alti, quindi questa è la seconda battuta, questa qua. Poi vedrai che c'è di nuovo viene ripetuta praticamente, quindi la terza è uguale alla prima e la quarta è uguale alla seconda. Nel secondo invece groove andiamo a fare pochissime note, ma attenzione qua al ritmo. Qui abbiamo si bemolle, la bemolle, si bemolle, si bemolle, re bemolle. Qua la cosa più difficile è fare attenzione a partire col ritmo giusto, perché noi abbiamo una pausa di 1 all'inizio. 1, 4, 1. Il secondo invece andrà a fare si bemolle, la bemolle, si doppio si bemolle e poi la bemolle. Quindi 1, 4, 1.
4, 1, di nuovo, 4, 1, adesso siamo pronti per andarla a suonare, quindi dopo averlo imparato ti sei visto il video qua in cui te lo spiego e lo suoniamo, li suoniamo separatamente. Allora dopo andiamo a mettere la base o col basso o senza basso, col basso se vogliamo sentirle, senza invece se vogliamo suonarci sopra senza avere il basso sotto. Io vado a mettere questo, me lo apro con il mio browser, faccio partire l'audio. Terminare. Perfetto, bene, quindi una volta che hai studiato questo, ti studi bene i box, li memorizzi, fai gli esercizi sopra, hai chiara questa tonalità, vai avanti e vai a quella che dopo in questo caso sarà quella di si minore. Spero che questo video ti sia stato utile, noi ci vediamo alla prossima, ciao!